Professore Ettore, adesso vedo uno strumento in più, una legge per dei professionisti che da anni comunque lavorano per combattere questa malattia. Sì, una legge che ci darà più forza nel riorganizzare e far sì che le donne affette da endometriosi possano ricevere ogni tipologia di assistenza, quindi non solo di tipo strettamente sanitaria, medico-chirurgica, ma anche tutto il supporto che viene attraverso la terapia del dolore, attraverso la nutrizione, attraverso la riabilitazione e attraverso anche quelli che sono gli obiettivi di quella donna in merito alla fertilità. La legge ovviamente ha l'ambizione di non focalizzare sui centri di riferimento di Palermo, Arnassi Civico e di Catania, Arnassi Garibaldi, ma bensì quella di creare una rete che possa omologare gli approcci diagnostico-terapeutici e dare quindi una condizione che possa, diciamo, migliorare l'aspetto terapeutico, l'aspetto anche del follow-up e quindi riconoscere a queste donne tutte le esigenze che richiedono dal punto di vista assistenziale.